Ciao, in questo video volevo parlarvi di alcuni aspetti legati all'apertura di un negozio alimentare. Le informazioni che darò saranno relative non solo ai negozi, ma anche a tutte le attività di vendita alimentare, quindi anche automarket, mini market, supermercati, ambulanti, eccetera. E per quale motivo ve ne parlo? Infatti mi dispiace di non poter pubblicare molto frequentemente un po' per le attività che devo svolgere, perché spesso mi capita che mi scrivano su WhatsApp, di solito su WhatsApp mi scrivono, ma anche sull'email, perché magari vogliono aprire un'attività e non sanno bene come muoversi, come comportarsi, e quindi magari mi scrivono per avere qualche consiglio, perché ho l'impressione che questi temi siano poco conosciuti. Quindi se avete l'intenzione di aprire una vostra attività nel settore di vendita alimentare, quindi nel settore alimentare, queste cose è meglio se le conoscete bene. In particolare, molte persone magari non hanno chiaro quali sono i requisiti per avviare un'attività di commercio alimentare. Serve il manuale, serve il corso, serve il corso SAB, serve DVR, come gestire, per esempio, l'etichettatura. Non so se avete mai un reparto macelleria delle carni, piuttosto che come comunicare gli allergeni dei prodotti che contengono allergeni, perché le norme italiane e le norme europee ovviamente sono tante, sono anche abbastanza complicate. Ovviamente io cerco di rispondere quando uno mi scrive su WhatsApp, magari, cioè, ovviamente cerco di rispondergli, però non posso mettermi lì a rispondere in maniera dettagliata a tutte le persone che mi scrivono, perché sennò passerei la giornata a fare quello. Quindi provo con questo video a fare un po' di chiarezza sui temi che mi vengono posti e che ritengo debbano essere ben conosciuti se uno vuole appunto svolgere un'attività imprenditoriale. Questi temi, a dire la verità, spesso chi un'attività ce l'ha già sono abbastanza conosciuti. Ma il problema, secondo me, sta più che altro per le persone che un'attività non ce l'hanno e che vogliono avviarla, perché in questo caso spesso si trovano un po' spaesati su queste cose. E il fatto di sbagliare queste cose determina fregature o sanzioni o chiusura addirittura dell'attività. Quindi voglio che queste cose siano conosciute bene. E pensavo di parlare per prima cosa di alcuni temi legali relativi all'attività di vendita alimentare, e poi parlarvi anche dei requisiti che sono necessari per l'apertura, i requisiti formali previsti per la presentazione della SCIA, perché il commercialista ovviamente dovrà presentare la SCIA quando volete aprire. Sono uguali per i requisiti professionali, tra l'altro, sono in comune con le attività di somministrazione, di cui ho già parlato in un altro video. Quindi, se avete già visto l'altro video, sono la stessa cosa sostanzialmente. Spero di non fare come al solito il mega pippone infinito, che poi la gente a metà video mi si suicida, quindi cercherò di essere il più conciso possibile, per quanto possibile ovviamente. Allora, nel titolo vi parlavo di aprire e tenere aperto un negozio alimentare, perché al giorno d'oggi, con l'istituzione già da tanti anni della SCIA, tu apri un'attività e nessuno ti viene a dire se fai bene o se fai male, se le strutture sono a posto, se le tue procedure sono corrette. E quindi poi viene fuori che se ci sono dei controlli, magari ci sono delle norme disattese, succede che il controllore, se ti va bene, ti dice che non va bene e che devi adeguarti. Se va male, ti dice che devi adeguarti e ti dà pure una sanzione. In casi limite, ripeto, casi limite, non sono la norma, però li ho visti io, anche recentemente, ti chiudono l'attività. Ovvio che la situazione deve essere igienicamente piuttosto compromessa. E quindi gli argomenti di cui volevo parlare oggi vertono su carenze che a me sembra, conoscendo parecchie attività alimentari, mi sembra che siano abbastanza diffuse nelle attività di vendita. Così magari le mettete a posto e prima che qualcuno venga a controllare evitate appunto problematiche di questo tipo. E per esempio, fare un esempio banale che mi è venuto in mente adesso, non so quante volte mi è successo che magari uno che ha appena aperto la propria attività ti chiama e ti dice: ascolta Nicola, ma guarda che ho ricevuto dal fornitore sta roba qua, sta comunicazione, ma che cos'è, che devo fare?
Questa comunicazione è la comunicazione di ritiro o richiamo dal mercato dei prodotti alimentari e appunto gli operatori non sanno che devono esporre questo modello, non sanno che devono togliere i prodotti dagli scaffali, non sanno che devono identificare i prodotti correttamente per evitare che poi qualcun altro glieli metta in vendita, perché si tratta di una situazione che avviene quando ci sono dei prodotti pericolosi. Ecco, queste cose qua di base secondo me è opportuno che vengano sapute, vengano conosciute. Però vorrei iniziare con un altro argomento che spesso è completamente sconosciuto e che spesso, soprattutto se ci sono controlli veterinari nelle attività di commercio alimentare, sono causa di menate se non sanzioni. Cioè, l'argomento è quello relativo alla gestione degli scarti, dei sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni, dalle vendite alimentari. Quindi sto parlando principalmente di attività che hanno vendita di prodotti di origine animale, per esempio, in particolare per i piccoli dettaglianti, si tratta di macellerie, pescherie, cose del genere, ma queste norme si applicano anche, per esempio, ai piccoli produttori di salumi, di formaggi, perché sono sempre prodotti di origine animale. Siccome non mi sembra di averne parlato bene e approfonditamente nei video che ho già fatto, volevo, siccome qua stiamo parlando di vendita alimentare, mi sembra il momento giusto per parlarne correttamente. Allora, per farvela breve, se tu vendi carne, hai un banco macelleria, avrai dei residui da eliminare, per esempio le ossa derivanti dal disosso, dallo spolpo, rifili di carne, pezzi di grasso che non poni in vendita e quindi tutti i giorni tu avrai una certa quantità di questi sottoprodotti che ti si accumulano in negozio sostanzialmente che poi dovrai smaltire. Ecco, stesso discorso per i pescivendoli. Per le pescherie, quindi non so, magari fai le viscerazioni per i tuoi clienti, quindi c'è tutti i visceri dei pesci da eliminare, magari togli le teste e così via, fai la squamatura, quindi tutti questi residui devono essere eliminati e non puoi buttarli nell'umido. Legalmente questi prodotti si chiamano sottoprodotti di categoria 3. La normativa comunitaria è il regolamento 1069. E ci sono anche delle norme, delle circolari nazionali, quindi la cosa è abbastanza complessa. Si applica questa normativa, come vi ho già detto, ai prodotti di origine animale, quindi se uno ha, non so, un fruttivendolo, non è applicabile, se uno ha una panetteria, ovviamente non è applicabile. E non si applica neanche ai prodotti di origine animale, ma somministrati, quindi non si applica ai ristoranti e bar e cose del genere. Allora, cosa deve fare questo signore qua, il macellaio o chi ha la pescheria o anche ha un'attività, per esempio, ambulante, quindi itinerante di vendita di carne e di pesce, che è una cosa molto frequente, o ha un mini market o un supermercato con reparto pescheria, reparto macelleria e così via. Allora, deve fare un contratto con una ditta che di lavoro fa la raccolta dei sottoprodotti. Quindi si tratta di una ditta esterna che, sulla base di un contratto, viene da voi e vi porta via i sottoprodotti. Prima che questa ditta venga, ovviamente i sottoprodotti devono essere conservati, generalmente si tratta di carne e pesce, quindi generalmente sono conservati a temperatura controllata, normalmente vengono messi in un bidone chiuso all'interno della cella frigorifera del negozio e questi sottoprodotti periodicamente quindi vengono conferiti a questa ditta vi lascia un verbale di raccolta, sostanzialmente un documento di raccolta che attesta che sono stati raccolti e smaltiti correttamente. Questo documento di raccolta verrà poi consultato in caso di verifiche da parte dell'autorità sanitaria. Allora, vediamo punto per punto questi tre punti. Allora, uno, la ditta. Domanda 1, come trovo la ditta? Allora, è abbastanza semplice, nel senso che se io ho una macelleria e c'è il mio amico che ha una pescheria, un'altra macelleria, gli chiedo a loro: ascolta, ma da te chi viene? Dammi il numero di telefono e fine della suonata. Contatto la ditta, faccio mettere giù il contratto e chiusa lì la questione. Se non conosco nessuno che ha un'attività alimentare nel mio settore, nella mia città, ovviamente, cosa faccio? Potrei mettere su Google, non so, raccolta sottoprodotti Brescia, piuttosto che raccolta, smaltimento, rifiuti, macellerie Brescia, una roba del genere. Così dovrei trovare quelle due o tre aziende che girano e fanno la raccolta dei sottoprodotti per i supermercati, per le macellerie, per le pescherie e così via. Bene, la trovo. Viene da me la ditta, faccio questo contratto. Ecco, questo contratto, mi raccomando, anche questo deve essere tenuto a disposizione dell'autorità sanitaria perché tutti gli audit che ho visto io in questo settore viene sempre richiesto un contratto che attesta che c'è un rapporto
con una ditta che poi ti viene a raccogliere i sottoprodotti. Fatevi dare dalla ditta il bidone per conservare questi sottoprodotti. Di solito si tratta di sono dei bidoni in plastica col coperchio e hanno di solito sul lato, non magari li avete già visti, una striscia verde di 10-15 cm. Questa striscia praticamente verde identifica i sottoprodotti di categoria 3, okay? Che sono quelli di cui stiamo parlando in questo momento. Poi esistono anche altri tipi di sottoprodotti di categoria 1 e 2. Però non voglio parlarne in questo momento perché generalmente non vengono prodotti dai dettaglianti sottoprodotti di categoria 1 e 2. I sottoprodotti di categoria 3 invece sì, e quindi perché tutti i giorni i dettaglianti producono questi sottoprodotti. Il bidone, che vi dicevo, deve essere tenuto chiuso all'interno della cella frigorifera. Chiuso vuol dire col coperchio chiuso, cioè se ci sono troppi scarti, fatevi dare due bidoni. Cioè, non è che fate la montagna col bidone, col coperchio appoggiato sopra l'imbilico, perché si vedono anche queste cose qua. Come funziona poi la raccolta? Cioè, se io lavoro per esempio 6 giorni a settimana, e io vorrei che la ditta venisse almeno ogni 2 o 3 giorni, quindi almeno 2 o 3 volte alla settimana. Perché? Perché io quella cosa lì devo tenerla nella mia cella frigorifera insieme alla carne che vendo, quindi non voglio che questa qua si metta a puzzare e a rovinare anche i miei prodotti. Quindi se me la portano via, tanto meglio. Quando è stato portato via il sottoprodotto, il bidone, me lo lavo bene, lo rimetto in cella e poi lo riprendo a utilizzare. Il raccoglitore, vi dicevo, vi rilascia un rapporto di intervento nel quale dice che ha raccolto tot chili di sottoprodotti di categoria 3 e è finita lì. Voi avete quindi il contratto con la ditta e avete i vari documenti di raccolta dei sottoprodotti. Il regolamento 1069, lo dico perché magari lo sapete, l'avete sentito dire, cioè prevede anche un registro di conferimento dei sottoprodotti, però solitamente per i dettaglianti questo registro non viene utilizzato perché viene gestito direttamente dalla ditta di raccolta, quindi non è un adempimento in carico al negoziante. Fine, sostanzialmente queste erano le cose importanti che volevo dirvi dei sottoprodotti, anzi no, un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso. La procedura di gestione dei sottoprodotti nel manuale HACCP di una macelleria, nel manuale HACCP di una pescheria, nel manuale HACCP di un supermercato, di un minimarket, se hanno sottoprodotti, è una procedura che deve essere contenuta nel manuale, ok? Perché è una procedura importante, è abbastanza normale che quando fanno controlli in una macelleria, tra le prime robe che guardano, oltre all'etichettatura delle carni, per esempio, è anche la gestione dei sottoprodotti, perché ovviamente sono prodotti che potrebbero costituire una fonte di inquinamento per i prodotti che voi vendete, no? E quindi devono essere gestiti legalmente, come vi ho detto, in maniera anche igienicamente corretta. Per quello vi dicevo di non fare la montagna dei sottoprodotti aperta, perché in cella non è un bel vedere. Il secondo tema di cui volevo parlarvi perché è molto, molto importante, è forse più importante ancora dei sottoprodotti, è la questione del ritiro e del richiamo dal mercato. Questo, se vuoi aprire un negozio, devi saperlo anche perché quello che devi fare è abbastanza semplice. Quindi, cosa succede? Succede che il tuo fornitore ti manda via mail la sua bella comunicazione di ritiro o richiamo dal mercato relativa a un prodotto che tu hai ricevuto e che stai vendendo. Come questo è per esempio un modello di ritiro dal mercato. Allora, cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che il fornitore ti informa che il prodotto che ti ha dato e che tu stai vendendo è un prodotto pericoloso. Quindi, devi esporre il modello di richiamo ai dettaglianti e toglierlo dal commercio. Ripeto il concetto pericoloso, cioè il ritiro e il richiamo viene fatto di solito quando ci sono problematiche sanitarie gravi. Dopo vi metto qualche esempio così capite cosa intendo come gravi. Spesso può essere che all'ingrosso dei all'interno dei supermercati spesso ci sono degli espositori in cui sono riportati quei moduli di richiamo dei prodotti che loro hanno in vendita. In modo tale che il cliente che ha già comprato la merce e ce l'ha a casa, magari evita di consumarla. Per esempio, una cliente che ha alcuni supermercati
una cosa che succede anche abbastanza spesso, cioè non è una roba che non succederà mai, quindi questa cosa qua può succedervi facilmente. Vi mostro adesso tre richiami relativi a tre cause che sono abbastanza frequenti, quindi una relativa batteri patogeni, una relativa allergeni, una relativa pericoli fisici. Quindi parliamo di allergeni, in questo caso glutine, nelle alghe, batteri patogeni in un prodotto a base di carne e corpi estranei in una preparazione vegetale. Quindi capite quando vi dico pericolosi cosa intendo, cioè è chiaro che mangiarsi un pezzo di metallo o un patogeno non è il massimo della vita, ovviamente. Quindi quando vi arriva la comunicazione di richiamo via mail dal fornitore, che spesso è accompagnata anche da una telefonata, cosa devi fare? Devi prendere il prodotto dagli scaffali, tirarlo via e metterlo nel retro del negozio. Esporre la comunicazione ai clienti, così appunto quelli che l'hanno eventualmente già comprato e ce l'hanno a casa, magari non se lo mangiano, non si mangiano i pezzi di metallo sostanzialmente, e i prodotti che ho tolto dagli scaffali e ho messo nel retro devono essere identificati. Di solito basta metterci su un foglio con scritto merce da rendere, merce da eliminare, merce non conforme, qualcosa del genere, in modo tale che non è che il tuo collega poi dice: "Oibò, ma perché ci sono questi prodotti qua sul retro? Rimettiamoli davanti." Il concetto era un po' questo. Allora, vorrei sottolineare due aspetti perché sono quelli che devono essere chiari, cioè la rimozione dagli scaffali deve essere immediata. Cioè, se io già che sto facendo il pranzo, mi sto mangiando il panino, cioè non è che finisco il panino e poi tolgo i prodotti degli scaffali. Interrompo il pranzo a metà, tolgo i prodotti dagli scaffali, riprendo a mangiare. Questo perché? Perché si tratta di questioni serie, cioè se nel periodo che intanto io mi mangio il panino qualcuno si compra il prodotto, se lo mangia e muore, cioè poi sulla coscienza ce l'ho io, ok? Perché stiamo parlando di danni gravi, stiamo parlando di, metti che un allergico, c'è cioè una contaminazione da allergeni arachidi non dichiarate, questo qua ci resta anche, cioè. Capite che è una questione abbastanza seria. Se uno si mangia un salame con dentro la listeria ed è un bambino, un anziano, ci resta anche, insomma, capite che non è bellissimo. Per quello che vi ho fatto vedere, tre cause di ritiro piuttosto significative dal punto di vista sanitario. Ecco, la seconda cosa da sapere, che è altrettanto importante, è che se voi non togliete dagli scaffali i prodotti e non esponete il modello di richiamo, la sanzione, se venisse a fare un controllo l'ASL, e l'ASL questi controlli in caso di ritiro richiamo li fa, la sanzione è da voi, ovviamente, perché cioè, il fornitore ha fatto quello che doveva fare, vi ha comunicato la non conformità, tu ti sei fregato di togliere il prodotto dagli scaffali, è chiaro che si tratta di un'omessa applicazione della procedura di ritiro e richiamo dal mercato e quindi ovviamente la colpa è vostra, non è colpa del fornitore, anche se praticamente non è che la listeria ce l'avete messa voi nel salame o l'allergene non ce l'avete sicuramente messo voi all'interno delle alghe che sono preimballate. Allora, queste due procedure, quindi sottoprodotti che abbiamo visto prima e procedure di ritiro e richiamo dal mercato di merci pericolose, devono essere riportate all'interno del manuale HACCP. Non è che devi per forza scrivere il romanzo, però queste informazioni di base sulla gestione dei sottoprodotti e sulle procedure di ritiro e richiamo devono essere scritte, devono essere anche conosciute possibilmente dal titolare e almeno dagli addetti che ci lavorano, ovviamente. Quindi se sul manuale HACCP non sono presenti, il manuale HACCP non va bene e quindi dovete metterlo a posto, farlo aggiornare. A proposito, se dovete metterlo a posto, aggiornare, ovviamente chiamateci. E a proposito, sempre, perché mi dimentico sempre di dirlo, per quale motivo vi parlo di queste cose, cioè che competenza ho io per potervi consigliare questi aspetti? Allora, mi occupo di industrie alimentari. Chi mi conosce già lo sa, sono un veterinario specialista in ispezione degli alimenti e quindi con HACCP4Me forniamo consulenza, assistenza a tutte le aziende che devono sviluppare il proprio manuale HACCP, fare i corsi HACCP per gli addetti, magari hanno problemi, domande sulla consulenza o consulenze sull'etichettatura alimentare, su piani di campionamento, eccetera, eccetera. Adesso veniamo. Saltiamo un po' di palo in frasca e i requisiti per l'apertura che vorrei che fossero noti perché se uno non ce li ha ci mette un po' ad acquisirli per quello, cioè quindi non è che succede come mi succede che tu fai il contratto di locazione per il negozio che ti piace tanto e poi non puoi aprire per 3-4 mesi perché non hai il requisito professionale e intanto paghi l'affitto. Allora,
requisito professionale. Se vuoi aprire un negozio o un'attività di vendita alimentare in genere, non per forza un negozio, quindi anche un'attività di vendita ambulante, un mini market, o un'attività di vendita all'ingrosso, sempre attività di vendita alimentare è, dovrai presentare la SCIA. E al momento della presentazione della SCIA, il commercialista ti chiederà chi ha il requisito professionale. Il requisito professionale non è il corso HCCP, sono due robe diverse. Il corso HCCP dura qualche ora, il corso SAB, il corso prerequisito professionale, dura 120 ore. Cioè, capite che sono due cose diverse, hanno dei costi completamente diversi e hanno uno scopo diverso. Cioè, il corso HCCP viene fatto dagli addetti e dal titolare e viene rinnovato ogni 3 anni mediamente. E serve a spiegare i requisiti igienici di funzionamento del sistema di autocontrollo, quindi la conservazione, la cottura, la gestione dell'etichettatura, la tracciabilità. Abbiamo i controlli infestanti, abbiamo parlato di sottoprodotti, tra l'altro, di cui abbiamo parlato prima. Il corso SAB invece è un corso che ti dà un requisito che è eterno. Quindi se io faccio il corso SAB, ho il requisito professionale per aprire un'attività per tutta la mia vita, cioè non è che viene rinnovato, sono due cose completamente diverse. Il corso SAB lo fa il titolare, il corso HCCP lo fa il titolare e gli addetti, cioè gli addetti non è che devono fare il corso SAB, ok? Quindi il corso che serve per ottenere il requisito professionale, il corso SAB, come vi ho già detto, che sta per somministrazione, vendita, alimenti e bevande, fornisce un requisito che è comune per le attività di vendita, ma anche per le attività di somministrazione. È un corso unico, quindi se tu hai il requisito professionale puoi aprire un negozio, puoi aprire anche un ristorante o un bar. Il concetto è questo. È un corso molto lungo, vi dicevo, quindi sono circa 120 ore. Io facevo il docente a Brescia per le materie di igiene e merceologia. C'è l'obbligo di frequenza in questi corsi, perché ovviamente sono corsi che hanno professionalizzanti, ovviamente, e di solito le lezioni vengono tenute la sera. Quindi, quando vi dicevo che ci vogliono tanti mesi per ottenere il requisito professionale, intendo questo: cioè, se tu 3-4 sere a settimana fai 2-3 ore di corso, oppure che arrivi a 120 ore, capirai che ci vogliono un po' di settimane. Le materie trattate, ovviamente, oltre igiene e merceologia alimentare, che ovviamente sono le più importanti nel settore alimentare. E sono, non so, diritto societario, diritto del lavoro, fisco, marketing e cose del genere. Alla fine del corso è previsto un esame che viene effettuato da una commissione della Camera di Commercio locale. Nel mio caso, io facevo parte della commissione della Camera di Commercio di Brescia, però mi è successo qualche volta. E l'esame, a dire la verità, cioè, è abbastanza semplice, non pensate che sia una roba impossibile, però quelle quattro cose in croce sui sistemi di autocontrollo, sull'etichettatura, sul diritto societario, insomma, è opportuno conoscerle. E il problema, per quel che ho visto io, non era tanto per la difficoltà del test, perché non è assolutamente difficile, è per chi fa magari uno straniero che vuole aprire un'attività alimentare in Italia e fa fatica a capire l'italiano, perché il test è in italiano. E le domande vengono poste in italiano, non in inglese. Ecco, questo per il corso SAB, che però non devo farlo, cioè sono esentato da fare il corso SAB, quindi ho il requisito professionale lo stesso. Per esempio, se ho un titolo di studio in una materia attinente, per esempio, ho un diploma di scuola secondaria superiore, oppure ho una laurea anche triennale, o un diploma di un'altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nello studio, nel percorso di studi, ecco, siano contenute materie attinenti al commercio, alla preparazione e alla somministrazione alimentare. Quindi mi vengono in mente, per esempio, il diploma dell'istituto alberghiero, il diploma dell'istituto agrario, le lauree in, so, medicina, biologia, tecnologie alimentari, agraria. In questo caso, quindi, il requisito professionale io ce l'ho già perché ho un titolo di studio e quindi non ha senso che mi faccia anche 120 ore di corso SAB. Il concetto è un po' questo. Facendo un esempio pratico, io essendo un veterinario, domani mattina posso aprire un ristorante, un negozio, un mini market, quel cavolo che voglio, perché il requisito professionale ce l'ho per motivi di studio. Infine, l'ultimo caso che mi risparmia di dover fare il corso SAB è aver già lavorato nel settore alimentare. Il concetto è un po' questo. Quindi, se io ho lavorato 2 anni nel settore alimentare negli ultimi 5 come titolare, perché magari avevo un'attività alimentare mia, avevo un preposto e quindi io non avevo requisito professionale quando ho aperto, però ho lavorato 2 anni e quindi adesso ce l'ho il requisito professionale, quindi posso aprire un'altra attività con requisito professionale mio. Oppure
Oppure ho lavorato come dipendente in un'impresa del settore alimentare, quindi almeno 2 anni devo aver lavorato negli ultimi 5. Allora, come dipendente qualificato, cioè dal quarto livello contrattuale dell'attività alimentare in su, quindi quarto, terzo, secondo e primo. Come dimostrare in fase di presentazione della SCIA di avere effettuato un'attività professionale nel settore alimentare per 2 anni negli ultimi 5? Allora, se sono titolare, avrò avuto l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, quindi avrò avuto una visura camerale dal quale risulto titolare. Se sono dipendente o collaboratore, avrò avuto un'iscrizione all'INPS e avrò delle buste paga, ovviamente, che dimostrano di aver lavorato con questo inquadramento nel settore alimentare. Ovvio che se ho lavorato in nero non posso dimostrarlo, dovrò fare il corso SAB perché questo professionale non ce l'ho. Un'alternativa fare al requisito professionale detenuto dal titolare, che sono i casi di cui vi ho parlato prima, che secondo me sono i casi più frequenti e più anche sicuri per il titolare. Un'alternativa, vi dicevo, è quella di prendere un preposto. Chi è il preposto? Il preposto è una persona che detiene il requisito professionale e te lo presta, tra virgolette, cioè in modo tale che tu possa aprire un'attività nel settore alimentare di vendita o anche di somministrazione alimentare uguale, pur non avendo il requisito professionale tuo perché lui lo presta a te. Qual è il problema? Che se ti molla, tu saresti senza requisito professionale e quindi la questione inizia a essere un po' pericolosa. Quindi per quello che dicevo è sempre vantaggioso che il requisito ce l'abbia il titolare. Però se per esempio io ho un parente, insomma, mia sorella, un amico che ha già il requisito professionale perché magari ha un bar, un'attività sua e me la presta, a questo punto io posso incaricarlo lui come preposto e dopo 2 anni di lavoro, a questo punto io automaticamente acquisisco il requisito professionale mio. Ok, per quella questione che vi spiegavo del lavoro di 2 anni nel settore alimentare negli ultimi 5. La preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e responsabilità, dice la norma, cioè il preposto non può essere un atto puramente formale, ma deve avere la possibilità di controllare che le cose vengano gestite correttamente all'interno dell'attività. Tuttavia, il preposto non deve per forza essere indipendente, non deve per forza essere un socio e non deve per forza essere sempre presente, perché non sono condizioni necessarie affinché uno possa effettuare un controllo effettivo sull'attività. Ovvio che la responsabilità penale, amministrativa, sanzioni e cose sono in capo al titolare dell'azienda, non al preposto. Quindi questa cosa del preposto, se vi trovate nella condizione di doverla fare e avete una persona di cui vi fidate, perché se è uno che vi molla a metà non fatelo. È un'alternativa che può essere presa in considerazione. Poi c'è un altro requisito quando presenti la SCIA, che è il requisito di onorabilità. Qui andiamo via un po' veloci. Allora, praticamente non possono esercitare attività di vendita e somministrazione alimentare quelli che hanno, per esempio, sono stati ritenuti colpevoli di reati gravi oppure reati contro l'igiene e la sanità alimentare oppure frode alimentare. Insomma, questa roba qua adesso non penso che sia una roba tanto comune, quindi teoricamente dovreste essere a posto da questo punto di vista. Parliamo adesso a un altro aspetto che in fase di apertura spesso mi chiedono e che mi sembra che non sia molto chiaro. Cioè, magari uno apre un'attività, presenta la SCIA e poi tipo il vicino di negozio dice: ascolta, ma l'hai fatto questo, l'hai fatto quello, questo qua, gli vengono i vermi giustamente e mi chiama per sapere un po' se è vero che deve fare queste cose e come muoversi. Quindi volevo parlare un attimo degli adempimenti più documentali da gestire nelle attività che vengono aperte, ma anche nelle attività che sono aperte da anni. Cioè non è che è la prima volta che uno mi chiama e dice: guarda, sono aperto da 5 anni ma non ho il manuale HACCP. E tu dici: scusa, ma te l'ha mai chiesto nessuno? No, non è mai venuto nessuno e non me l'hanno mai chiesto. Però fortunatamente, prima che venga qualcuno, ovviamente questi qua si informano giustamente. Ecco, il problema è magari se dopo 5 anni viene l'ASL e diventa una cosa un po' antipatica. Perché sai, se tu hai aperto da una settimana e dici: guarda, il collega lo sta facendo,
e un po' di pazienza ve lo faccio avere. Cavolo, se si è aperto da tanto tempo, è anche difficile di dire che lo sta facendo da 5 anni, ecco. Allora, partiamo dalla scia di cui vi avevo parlato prima. Allora, la scia cos'è e a cosa serve? Allora, la scia è una comunicazione, si chiama segnalazione certificata di inizio attività, che viene presentata di solito dal commercialista e viene presentata in modalità telematica al comune, o meglio, allo sportello SUAP del comune. SUAP sono sportello unico attività produttive. Praticamente nella scia cosa succede? Succede che tu comunichi che la tua impresa, partita IVA tal dei tali, gestita dal signor tal dei tali, apre e comunica quindi al comune la sede e altre informazioni, per esempio che tipo di alimenti vende, la planimetria della struttura di vendita, chi ha il requisito professionale per la vendita, per esempio, visto che ne abbiamo parlato prima. Il SUAP a questo punto riceve questa comunicazione e la gira a vari enti di controllo, tra cui l'autorità sanitaria che appunto è delegata per la valutazione degli aspetti legati alla sicurezza alimentare e alla sicurezza sul lavoro. A questo punto, questa autorità sanitaria, che si chiama in modo diverso dalle varie regioni, tipo da noi si chiama ATS, AUSL, ASL, eccetera, eccetera, a questo punto è a conoscenza della vostra impresa e se e quando lo desidera, in base alla propria programmazione, può decidere di venirvi a trovare. Non è detto che venga subito, può essere che venga dopo una settimana, dopo un anno, può essere che dopo un giorno, cioè dipende da loro, quindi non è detto che venga subito, questo è il concetto. Oltre alla registrazione tramite SCIA, quindi la registrazione ai sensi del regolamento 852 viene fatta tramite la SCIA, appunto, le norme sulla sicurezza alimentare richiedono due requisiti importanti. Uno, fare il manuale HACCP. È un obbligo per qualsiasi tipo di attività per cui viene presentata la SCIA. Il manuale HACCP non è un problema, non deve essere un problema perché lo facciamo noi, se no che ci stiamo a fare altrimenti. Il manuale contiene quindi le varie procedure di, vabbè, abbiamo visto prima tracciabilità sottoprodotti, c'è dentro la pulizia, il controllo degli allergeni, la formazione del personale, controlli infestanti, eccetera, eccetera. Di questi temi ne abbiamo parlato in altri video, quindi magari guardate anche gli altri video se vi interessano. E contiene il manuale HACCP, parte molto importante, i tipi di prodotti che vendi, l'analisi dei pericoli e i diagrammi di flusso del sistema di autocontrollo. Per le attività più piccole, con meno di 10 addetti, si fa il manuale semplificato, l'ho già detto parecchie volte, è molto conveniente perché non ci sono registrazioni, quindi non ci sono registrazioni di temperature, registrazione del controllo ricevimento. Questa cosa qua vale per le attività più piccole, è ovvio che se io ho un supermercato con 50 addetti, capite voi che non si fa il manuale semplificato. Altro adempimento, il corso HACCP, lo fa il titolare, lo fa gli addetti, ve l'ho anticipato prima quando vi ho detto del corso SAB. Il corso SAB è eterno, mentre il corso HACCP viene rinnovato ogni 3 anni. Quindi se il corso HACCP, il titolare e gli addetti non ce l'hanno, devono farlo. Se ce l'hanno e l'hanno fatto più di 3 anni prima, devono rifarlo. Il concetto è un po' questo. Oggi il corso viene fatto online, è molto molto comodo perché non hai vincoli di orario, non hai spostamenti fisici. Se vuoi sentirti le lezioni alle 3 di notte, te le senti alle 3 di notte che nessuno ti dice niente, quindi non perdi tempo. Anche il test viene fatto online e quindi considerato il costo che è veramente abbordabile e la comodità di poterlo fare quando vuoi tu. Secondo me non vale la pena di star lì a rischiare di prendere 2.000 euro di sanzione o perché non hai il manuale HACCP o perché non hai fatto i corsi HACCP. Ecco, questa è la mia personale opinione. Anche perché poi dopo la sanzione devi farli ancora, cioè non è che ti dicono vabbè, ti hanno dato la sanzione, non devi farli. Quindi, ripetiamo, il manuale è un documento unico. Quindi se io ho un'azienda in cui lavoro da solo o un'azienda in cui lavoro io e altri 10 addetti, il manuale è uno solo, ovviamente. Il corso HACCP invece dovrò farlo io e i miei addetti. Se lavoro da solo lo farò solo io, se ho 10 addetti faranno tutti e 10 il corso HACCP, ok? Altro dubbio che mi è venuto in mente adesso, che mi pongono, è sull'obbligo di fare o meno i tamponi nelle attività di vendita alimenti. Allora, i tamponi nelle attività di vendita, ai sensi del regolamento 2073, i tamponi per la listiera, non sono obbligatori, punto. Ovviamente non vuol dire che se non sono obbligatori non posso farli, perché possono essere ovviamente fatti e non c'è niente di male a farli. Se
Secondo me devono essere fatti se c'è un minimo di logica, cioè a me capita di farli in alcune attività e mi sembra che ci sia una logica nel farli, quindi li faccio. Ma se non ha senso farli e non è obbligatorio farli, secondo me non ha molto senso farli, ecco, il concetto è questo. Ho fatto un video sull'opportunità o meno, l'obbligo o meno di fare i tamponi su questo canale YouTube, quindi se vi interessa questo argomento, fantastico. No, non è fantastico. Vi interessa questo argomento, andate a vedervi questo video. Passiamo adesso agli adempimenti per la sicurezza sul lavoro. Anche questi qua, il manuale HACCP, a dire la verità, nel settore alimentare lo sanno quasi tutti che devono farlo, bene o male. I corsi HACCP lo sanno quasi tutti. Gli adempimenti sulla sicurezza dei lavoratori invece non sono per niente conosciuti, cioè tantissimissimissimi clienti che non sanno che devono fare sta roba qua, quando glielo dici vengono giù dal pero. Allora, devi fare il DVR. Il DVR è il documento di valutazione dei rischi ed è previsto dal decreto 81. Devi farlo se hai almeno un addetto. Quindi se tu lavori da solo non hai nessun adempimento sulla sicurezza sul lavoro perché non hai addetti. Mentre se hai almeno un addetto, che può essere un socio, un dipendente, un collaboratore, un tirocinante, cavolo che vuoi tu, indipendentemente dal tipo di contratto, perché non c'entra niente il tipo di contratto, sei tenuto a redigere il DVR. Il DVR è per le attività a basso rischio, per le attività più piccoline, quindi viene fatto in maniera standardizzata che ti permette di fare un DVR più rapido e che ti costa anche molto di meno da fare, però ovviamente va fatto. Nel DVR si identificano, cioè, oltre all'analisi dei vari pericoli per la sicurezza per i lavoratori, vengono anche identificate, che secondo me è molto utile, tutte le azioni che mancano ancora da fare. Per esempio, non so, ti manca la prova della messa a terra, ti manca il certificato dell'impianto elettrico, ti manca la cartellonistica, ti manca gli estintori, roba del genere. Il DVR è utile perché, cavolo, identifica i problemi, ti permette di risolvere prima che qualcuno venga a controllare e ti faccia le pulci. Poi dovrai fare, sempre se non lavori da solo, mai dei collaboratori, degli addetti, corsi sulla sicurezza. Quindi il titolare, vedi che sia io nella mia azienda, per esempio, devo fare il corso RSP per datore di lavoro, il corso primo soccorso e il corso antincendio. Il corso RSP datore di lavoro, come dice la parola, deve fare il datore di lavoro. I corsi primo soccorso e antincendio, invece, non deve farli per forza il datore di lavoro. Qual è il problema se lo faccio fare al mio dipendente? Che se quel dipendente se ne va via alle Maldive per tutta la vita, gli voglio fare a qualcun altro. E quindi, secondo me, se possibile, è consigliabile che lo faccia il titolare, che così questi attestati sono già in mano sua. Gli addetti, invece, scusatemi, devono fare i corsi sulla sicurezza per gli addetti. Quindi non deve farlo il datore di lavoro, ma in questo caso devono fargli gli addetti. Sono corsi anche questi che vengono fatti generalmente. Vengono fatti spesso online, sono piuttosto economici, sono molto comodi perché puoi farli quando vuoi tu, quindi anche questi secondo me non vale la pena, ecco, soprattutto poi se succede il casino, tipo che c'è un infortunio, ovviamente con chi se la prendono? Se la prendono col titolare e ovviamente se questo qua non è più che protetto, tra virgolette, e può dimostrare, guardate che io il DVR l'ho fatto, i corsi li ho fatti fare, se c'è stato un infortunio, cavolo, un evento fortuito. Se io questi documenti non ce li ho, vai tu a spiegare che è stato un evento fortuito, diventa sempre una situazione molto sgradevole. Quindi quello che vi consiglio, manuale, corsi, eccetera, eccetera, fateli prima di aprire, soprattutto, perché una volta che siete aperte, va a finire aperti come attività di vendita, va a finire che non avrete più tempo né la testa per pensare a queste cose, perché poi viene fuori un sacco di problemi, necessità, il negozio ti porta via tante ore. E quindi il mio consiglio è pensare a questi adempimenti un attimino prima di aprire, ok? Boh, bene. Ho finito questi argomenti di cui volevo parlarvi. Purtroppo la mia idea era quella di anche parlare di un'altra cosa, però mi sono reso conto nel mettere giù questi argomenti che questo tema sarebbe troppo lungo da trattare all'interno di questo video. Quindi magari provo, ve lo anticipo e poi eventualmente faremo un video se vi interessa, perché è una cosa che è completamente sconosciuta. Cioè, anche venditori strutturati, storici, sta roba qua spesso la canano. Cioè, come comunicare gli elementi di etichettatura relativamente ai prodotti sfusi, gli elementi obbligatori per legge. Quindi vi faccio un esempio.
Vendo le carni, paesi di nascita, allevamento, macellazione, per la pesca, insomma, modalità di pesca, zona FAO di pesca, la comunicazione degli allergeni nei prodotti composti, venduti sfusi, la gestione dei prodotti preincartati, cioè confezionati all'interno dell'esercizio stesso. Quindi cosa comunicare, va la scadenza, non va la scadenza, va all'otto, non va all'otto, gli ingredienti dove li metto. Ecco, tutte queste informazioni qua. Vi assicuro che anche supermercati strutturati spesso fanno casino. Quindi, secondo me, era un argomento interessante che è ovviamente molto lungo, quindi non ve ne parlo adesso. Anzi, se ritenete che vi possa essere utile per le vostre attività, magari se avessi tempo, mi piacerebbe fare un video su questa cosa, perché secondo me credo che sia abbastanza utile. Trovate un po' di info sull'etichettatura a proposito sul sito www.hccpformi.it, ci sono delle pubblicazioni. Qui trovate i miei contatti, quindi se avete bisogno di informazioni, per esempio se volete aprire il vostro negozietto alimentare o la vostra attività di vendita itinerante, siamo a disposizione. Non c'entra niente con il tema di oggi, ma volevo approfittarne per ringraziare pubblicamente tutti quelli che ci lasciano una recensione sul nostro sito o su Google, perché siete decisamente troppo buoni, non me la merito e poi mi emoziono. Grazie di aver visto questo video fino alla fine. La materia purtroppo mi rendo conto che è un pacco, non è che è colpa mia, cioè la materia è un po' noiosa. Però anche se noiosa queste cose, secondo me se volessi aprire un'attività imprenditoriale io vorrei saperle perché insomma cioè, ce ne va della mia attività, dei miei soldi, del mio futuro lavorativo, quindi queste cose qua sono un pacco, però purtroppo vanno conosciute. Niente, vi ringrazio di aver visto il video, ci vediamo alla prossima, ciao!